Allora, buon pomeriggio, benvenuti a tutti quanti per questo appuntamento di Lettera 22 che siamo orgogliosi di tenere in questo meraviglioso contesto, la Biblioteca Angelica. Nel salone, opera del Vanvitelli, 120.000 volumi del Fondo Antico, di cui circa 3.000 manoscritti e più di 1.100 incunamboli, tra cui la prima copia a stampa della Divina Commedia e il primo libro a caratteri mobili stampato in Italia, De Oratore, di Cicerone, e a molti di noi potrebbe essere utile. E grazie quindi alla direttrice della biblioteca, Fiammetta Terlizzi, e a tutta la squadra per la squisita collaborazione, e a tutto il personale della biblioteca. È davvero difficile introdurre una figura così complessa e dibattuta, e anche per questo affascinante, non posso negarlo, come quella di Steve Bannon. Giornalista, ufficiale di Marina, anch'io sono ufficiale ma dell'esercito, produttore cinematografico, investment banker in Goldman Sachs, stratega della comunicazione e politico. Autentico guru della campagna elettorale che ha portato Donald Trump alla vittoria. Bannon poi è stato in seguito anche a fianco di Trump in qualità di consigliere. Dopo l'avventura alla Casa Bianca, lancia The Movement, probabilmente il più innovativo e ambizioso progetto politico degli ultimi decenni, poiché si propone di sostenere, promuovere la creazione di un movimento sovranista transnazionale anche in vista delle prossime elezioni europee. In questi anni la stampa mondiale ha cercato di affibbiargli molte etichette e intrappolare il suo pensiero in semplici slogan. Lui stesso tuttavia ama definirsi semplicemente come un nazionalista economico, economic nationalist. Al di là di come la si pensi, Steve Bannon è oggi indubbiamente tra le più influenti personalità del mondo politico e mediatico. È uno dei più importanti interpreti ideologici dei movimenti anti-establishment, sovranisti e nazionalisti, alla ribalta a livello globale e non solo dell'Occidente. Per quel che ci riguarda, tra le più grandi intuizioni di Bannon c'è in particolare quella di aver compreso e cavalcato la potenzialità della rete, insieme ai tanti attuali limiti dell'informazione mainstream, specialmente nelle grandi democrazie. Breitbart News, sotto la guida di Bannon, è riuscita ad esempio a dare voce a una destra americana che in precedenza poteva essere rappresentata soltanto da Fox News. E in questa prospettiva è ormai storia il fondamentale contributo fornito alle ultime elezioni americane a sostegno di Donald Trump. Considerate queste premesse, Lettera 22, l'associazione di cui mi onoro di essere presidente, che si batte da oltre 10 anni per un'informazione non omologata e sempre in prima linea contro la dittatura del politicamente corretto, non poteva non voler confrontarsi con Steve Bannon. Adesso lo ascolteremo, gli porremo delle domande, in questo sarò aiutato da alcuni colleghi di Lettera 22 che dopo aver ascoltato Bannon presenterò, ma prima di dargli la parola, considerata la tradizione che ricorda che Martin Lutero è venuto proprio in questa biblioteca prima di scrivere le sue tesi e che in questo salone vanvitelliano sono state girate alcune scene di Angeli e Demon di Ron Howard, e vista la frequenza con cui nei titoli dei libri e dei giornali Joshua Green, il diavolo, Joshua Green, Devil's Bargain, il foglio, per citarne uno dei tanti, il diavolo veste Bannon, con cui Bannon è stato avvicinato alla figura del diavolo, devo per forza chiederlo: Steve Bannon, are you the devil? Well, we'll let the audience decide that. I want to thank Letter 22 and the conservative journalist for having me here today to speak at this forum. It's a great honor. Allora, voglio veramente...
ovviamente ringraziare Lettera 22 e tutti i giornalisti conservatori per avermi chiamato qui e avere l'opportunità di parlare. Nothing conquers except the truth. Nothing conquers except the truth. Nulla. Ma funziona questo? No, ecco, infatti non è accesso. Perché non è accesso? Intanto dirò questo. Ok. Poi adesso proviamo a vedere se il Cristo si accende, grazie. Nulla davvero conquista come la verità. That's the motto of the Augustinian fathers that built, created, and ran this great institution that we're in today. Ed è proprio questo il modello, meglio il motto dei padri agostiniani che hanno creato, che hanno costituito, che hanno costruito questo luogo in cui oggi ci troviamo, questo luogo mirabile. This library was founded in 1604, 3 years before the English came to Jamestown, to my home state in Virginia. E questa biblioteca è stata fondata nel 1604, 3 anni prima che gli inglesi arrivassero a Jamestown, che è la mia città d'origine in Virginia. As we heard in our introduction, some of the oldest manuscript is from the 9th century. E come abbiamo sentito nell'introduzione, molti di questi manoscritti vengono proprio dal IX secolo. The corpus of the books here were the basis for the Renaissance and Renaissance Rome. E quindi il corpus, il grosso di questi volumi è diventato la base di quello che è stato il Rinascimento. This is a core institution of the Judeo-Christian West. Questa è un'istituzione chiave dell'Occidente giudeo-cristiano. The Augustinian fathers were from an order founded by Saint Augustine. I padri agostiniani appartengono a un ordine che è stato creato, fondato da Sant'Agostino. Of all the church fathers, Saint Augustine was focused most on facts, on knowledge, in the search for truth. E tra tutti i padri della Chiesa, Sant'Agostino è senz'altro quello che si è più centrato sui fatti, sulla conoscenza, sulla ricerca della verità. In fact, they said you could try to perfect yourself through the pursuit of truth. E infatti quello che dicevano i padri agostiniani è proprio che la ricerca della perfezione passa per la ricerca della verità. Saint Augustine was from Roman Africa. Sant'Agostino veniva dalla parte africana dell'impero romano. He was from Numidia. Veniva appunto dall'Atlante. Saint Augustine was a Berber. Era un berbero. Most of the original members of his order around him were either Berbers or Arabs. E quindi la maggior parte dei diciamo degli appartenenti all'ordine agostiniano venivano proprio dalla stessa area, dunque. He was from modern, what is today modern Algeria. Insomma, veniva da quella che è oggi l'Algeria. The Judeo-Christian West is not about ethnicity and it's not about race. L'Occidente cristiano giudeo-cristiano non riguarda l'etnicità e non riguarda la razza. We're sitting here today in one of its greatest institutions. Noi siamo qui oggi seduti in una delle sue più grandi istituzioni. It's been passed down to us in a half a millennium of its physical structure and over a millennium of its content. Ed è stato trasmesso a noi, essendo stato costruito nello spazio di metà millennio e si è andato costituendo per altrettanto tempo. This is the unbroken chain of reason and knowledge and the pursuit of truth that has been bequeathed to us. Ed è proprio questa catena mai spezzata, che ci è stata elargita. È quella della ragione, quella della conoscenza, quella della ricerca per l'appunto della verità. And so when people talk about nationalism and they talk about people trying to defend the Judeo-Christian West, this is not about race, it's not about ethnicity.
It's about a civilization and a culture that has been handed down and bequeathed to us. Quindi, quando si parla di nazionalismi e di difesa dell'Occidente giudeo-cristiano, non si parla di razza e non si parla di questioni etniche. Si parla di civiltà, si parla di cultura, si parla di valori che ci sono stati elargiti e trasmessi. In approximately 60 days, you're going to have, I think, one of the most important elections ever in Europe. Tra circa 60 giorni avranno luogo quelle che, secondo me, saranno tra le elezioni più importanti di tutti i tempi in Europa. That election will, I think, define the next 10, 20 or 30 years of the direction of this continent. E credo queste elezioni saranno l'evento che definirà i prossimi 10, 20 o 30 anni per questo continente. And at its very basic core, it's going to come down to two philosophies. Sostanzialmente tutto si riduce a due tipologie di filosofia. One is based upon the Treaty of Westphalia and 300 years of the nation state. Uno si riduce al Trattato della Westfalia e quindi 300 anni di Stato-Nazione. In the central premise that the citizen is the basic unit in a nation state. E diciamo si basa sulla premessa fondamentale che il cittadino è davvero l'unità centrale dello Stato-Nazione. The other philosophy is personified by the European project. L'altra filosofia è quella che viene incarnata dal progetto europeo. And that is to look at Europe as a United States of Europe. E di fatto si concretizza nel guardare Europa come ad un coacervo di stati, gli Stati Uniti d'Europa. Where Italy is not Italy and France is not France and Hungary is not Hungary. Dove l'Italia non è l'Italia, la Francia non è la Francia, l'Ungheria non è l'Ungheria. But where Italy is like South Carolina to France's North Carolina, and Hungary is Georgia to Germany's Virginia. Insomma, un luogo dove l'Italia è come la Carolina del Sud, la Francia è la Carolina del Nord, l'Ungheria è la Georgia e così via. The internal logic of the European project and the eternal logic of individuals like Macron, who has laid this out in a great level of detail. E la logica interna del progetto europeo e di persone come Macron, che l'hanno anche declinato questo progetto in un grado di dettaglio molto definito, is increasing commercial integration, increasing capital markets integration, increasing budgetary integration. Si circostanzia sostanzialmente in un aumento sempre maggiore dell'integrazione a livello commerciale, a livello di mercato dei capitali, a tutti i livelli. With the lessening of the power of the individual nation state and the lessening of the rights and obligations and duties of its individual citizens. E sostanzialmente questo si traduce in una diminuzione di quello che è la forza dello Stato-Nazione e anche del cittadino come unità individuale di questo Stato-Nazione. On the other side are Orbán and Le Pen and Salvini. E dall'altra parte ci sono Orbán, Le Pen, Salvini. Who understand the centrality of the nation-state in the history of Europe, in the history of mankind. Che capiscono la centralità dello Stato-Nazione nella storia dell'umanità. There are two types of politicians and political figures in Europe today. Quindi le tipologie di politici, di personalità politiche in questo momento in Europa sono due. Those that see the nation-state as something to be overcome. Quelli che vedono lo Stato-Nazione come un modello da superare. And others that see the nation state as something to be protected and polished and made better. E quelli che invece concepiscono lo Stato-Nazione come un dato da proteggere, da promuovere, da migliorare. The idea of a nation state and particularly the value of citizenship is centered here in Rome. E devo dire che l'idea dello Stato-Nazione e il valore della cittadinanza è particolarmente pregnante qui a Roma. The entire argument in the Roman Republic, and particularly the great civil wars
that brought it to its end. Particolarmente tutto il discorso portato avanti dalla Res, dalla Repubblica Romana e le guerre civili che sono finite in ragione della Repubblica. Was the issue of citizenship of people in Rome versus citizenship of the people in Italy. Era tutto, diciamo, rivolto alla questione dello status di cittadino, di cittadini romani rispetto a quelli che stavano al di fuori, cioè in Italia. It's the reason that Italy and Rome is more important than even its physicality and what it means to the other nations of Europe as a nation and what it means to the world as a nation. Ed è per questo che l'Italia e Roma sono più importanti della loro stessa essenza fisica, sono più importanti di quello che sono materialmente sia per l'Europa che per il resto del mondo. Over a year ago, Italy voted in an election and came to a conclusion when two political parties, one a populist party that was center-left, the other more of a nationalist party that was center-right. Più o meno un anno fa ci sono state le elezioni in Italia, gli italiani hanno votato e due partiti sono emersi, uno populista di orientamento centro-sinistra e l'altro invece più conservatore, orientamento centro-destra. And they tried a great experiment that had not been done in modern politics. E hanno provato a mettere in piedi un esperimento senza precedenti nella politica, nella storia della politica moderna. They tried to put together a government of both the left and the right, of populist and nationalist. Quindi hanno cercato di mettere insieme un governo che fosse sia di destra che di sinistra, che fosse appunto sia populista che nazionalista. And when that government was put together, it put forward who they said should be the prime minister. E questo governo ha poi generato un primo ministro. And it was rejected by the people in Brussels and the people at the European Central Bank. E di fatto questo progetto è stato rifiutato, rigettato da Bruxelles e anche dalla Banca Centrale Europea, di fatto. In your election, almost 63 to 65% had voted for either populist or nationalist candidates. In queste elezioni, diciamo, una percentuale della popolazione che andava dal 63 al 65% di fatto si era espressa o per il partito populista o per il partito nazionalista. Yet the powers that be in Brussels, ma i poteri a Bruxelles, said the Italian people do not deserve to have their own rights to put together their own government. Hanno semplicemente decretato che gli italiani non avevano il diritto di mettere su un loro governo. And so we will do what we've done for so many years in the previous decade. E quindi che si sarebbe fatto quello che si era fatto per molti molti anni nei tempi precedenti. We will take the power back from the citizens of Italy and we will make a decision. Quindi ci riprenderemo il potere dalle mani degli italiani e saremo noi a decidere il corso delle cose. That collapsed within 24 hours. Questo progetto è fallito in 24 ore. And you saw a government put up another potential prime minister but said we're not going to have one forced on us, we're not going to have something rammed down our throat. Il governo ha proposto dunque un altro primo ministro potenziale, rispondendo che comunque non avrebbe tollerato un'imposizione. Has this experiment over the last year been perfect? No. Ma questo esperimento dell'ultimo anno si può dire perfetto? No. Has it gone in fits and starts? È andato bene, un po' a scosse. But show me another government in the world or another people in the world. Ma mostratemi qualcun altro al mondo, un altro governo in tutto il mondo. That would essentially come together and put forward the budget that the Italian government did. Che abbia di fatto stanziato in modo concorde il budget deciso dal governo italiano. That showed the basic compromise between the two parties on the guaranteed income, the flat tax, the different economic philosophies to work in compromise. As a democracy is supposed to do, to put forward a plan that has as much buy-in as possible from all the people.
Ecco, mostratemi qualcun altro che di fatto sia riuscito veramente a far coagulare un compromesso su temi come ad esempio il reddito minimo garantito, la flat tax, o comunque che abbia messo insieme un piano fatto veramente perché andasse a vantaggio delle persone. It'd be the equivalent in the United States of the Trump deplorables working with Bernie Sanders people. Sarebbe proprio come se negli Stati Uniti la gente di Trump lavorasse con Bernie Sanders. Yet for the second time in under a year, the financial powers that be in the party of Davos, in your overlords in Brussels, rejected it. Eppure per la seconda volta in un anno i poteri forti finanziari, Davos e i signori di Bruxelles hanno respinto questo progetto. It's very simple. They see Italy as an administrative unit. La cosa è molto semplice. Vedono l'Italia come un distretto amministrativo. No matter what the happy talk is. Non importa quello che si dice. When it comes to core central decisions, whether it's who's going to be prime minister or what your budget's going to say, they want to make the ultimate decisions, not the citizens of Italy. Quando si tratta di decisioni chiave, quando si tratta di decidere chi sarà il primo ministro oppure come sarà composto il bilancio, sono loro a voler avere l'ultima parola, non la si lascia ai cittadini italiani. I pick up a random newspaper from today, the Daily Telegraph in London, the headline, May on bended knee goes to the EU. Ecco, prendo semplicemente ad esempio questa prima pagina del Daily Telegraph di Londra, la May in ginocchio davanti all'Unione Europea. I have a lot of issues with the Prime Minister and how she's conducted these negotiations, particularly the advice President Trump gave her at the beginning, back in January of 2017. Devo dire che io avrei diverse cose da dire rispetto all'operato di questo primo ministro, come lei abbia condotto i negoziati, anche diciamo alla luce dei consigli che lo sono stati impartiti nel gennaio scorso, anzi nel gennaio 2017 da Trump stesso. But why does a duly elected prime minister of the United Kingdom have to go on bended knee to Barnier, to Tusk, and to Juncker? Però mi chiedo, per quale motivo una personalità eletta dello Stato dovrebbe andare in ginocchio a presentarsi davanti a Barnier, davanti a Tusk o davanti a Juncker? And why does an American have any interest in this at all? E perché un americano dovrebbe interessarsi a tutto questo? Before I came into President Trump's campaign, for 10 years of my life, I've been working on this populist nationalist project. Prima di cominciare, come dire, a partecipare alla campagna presidenziale di Trump, avevo lavorato per oltre 10 anni a campagne populiste nazionaliste. Before I was a naval officer and before I went to Harvard and before I worked at Goldman Sachs, I came from a very humble, blue-collar, working-class family that were very devout Catholics. E prima di questo ero stato un ufficiale della Marina e prima ancora lavoravo per, sono stato ad Harvard, ho lavorato per la Goldman Sachs e prima ancora devo dire, parlando delle mie origini, che venivo da una famiglia molto modesta di operai profondamente cattolica. We were Kennedy Democrats. Noi eravamo democratici. Di Kennedy. And I've dedicated the last 10 years of my life, and hopefully if I have another 10 and another 10 after that, to work anywhere in the world for the little guy, for the populist cause and for economic nationalism. Io devo dire che ho lavorato negli ultimi 10 anni e dedicherò i prossimi 10 anni e se posso anche quei 10 anni successivi in tutto il mondo a lavorare per quest'uomo più piccolo per la causa del cittadino. One of the reasons I was brought into the Trump campaign with only 88 days to go is because I had a very strong understanding of working class issues.
Una delle ragioni per cui io sono stato chiamato a partecipare alla campagna elettorale di Trump, meno di 100 giorni fa sostanzialmente, è stato proprio in ragione della mia profonda comprensione delle problematiche operaie. And Donald Trump is president because working class people in places like Michigan and Pennsylvania and Wisconsin and Ohio and Iowa that had never voted for a Republican candidate voted for him. E la ragione per cui in questo momento Donald Trump è il presidente degli Stati Uniti è perché tante persone appartenenti a quella classe, alla classe operaia in Michigan, Wisconsin, Ohio, Iowa, persone che non avrebbero e non avevano mai votato repubblicano, hanno votato per Donald Trump. Hillary Clinton, the representative of the elites, referred to them as deplorables. La rappresentante dell'elite, Hillary Clinton, ha definito questa massa di persone i deprecabili. The elites, the party at Davos, do not think that the deplorables, whether those deplorables are in Hungary, whether those deplorables are in France, whether those deplorables are in Italy or the United States, they do not believe they should have a voice. Il partito di Davos, l'elite, ritiene che queste persone deprecabili, disprezzabili, che siano in Ungheria, che si trovino in Francia, che si trovino in Italia o che vivano negli Stati Uniti, non dovrebbero avere una voce. It's upon their shoulders and their backs that these institutions are able to go forward. Ed è proprio sulle loro spalle però che queste istituzioni, come dire, riescono ad andare avanti. Since August of 17, when I left the White House, I've gone throughout the whole world, from Asia to Europe to Latin America to all over the United States, giving speeches. Da quando ho lasciato la Casa Bianca, io ho viaggiato dappertutto, in Asia, in America Latina, negli Stati Uniti, dappertutto sono andato a tenere conferenze. And the audience is always the same. Ma il pubblico è sempre lo stesso. Humble, decent, hard-working people of every ethnicity, race and religion. Il pubblico è sempre lo stesso, la stessa composizione, persone semplici, persone estremamente dignitose, persone che lavorano duro, persone di tutte le razze, di tutte le etnie, di tutti i tipi. I just got back from 8 days in Japan and I went to the United States. I spent 3 days talking about to working class people about the border, and then I went and met Bolsonaro in Brazil in Washington DC. E devo dire che ad esempio sono reduce da un viaggio di 8 giorni in Giappone, per 3 giorni sono stata a parlare con rappresentanti, o meglio persone appartenenti alla classe operaia delle problematiche del confine, e a Washington ho incontrato il presidente brasiliano Bolsonaro. In Japan and in the heartland of our country and in with Captain Bolsonaro in Brazil, the topic was all the same. Ma che fosse in Giappone, che fosse nel cuore lavoratore del mio stesso paese, che fosse con il presidente brasiliano Bolsonaro, comunque l'argomento è sempre rimasto lo stesso. China. La Cina. It just so happens today, with great irony, that President Xi happens to be here in Rome. È veramente una coincidenza ironica che proprio oggi ci sia qui il presidente cinese a Roma. Xi is not here because of a port on the Adriatic. No, Xi Jinping non è qui per un porto sull'Adriatico, mettiamo le cose in chiaro. He's here because of this. È qui per questo. The Chinese have a rapacious strategy of global domination. I cinesi hanno una strategia rapace, direi, relativa al dominio sul mondo. In the concern of leaders and people from Japan to the heartland of the United States, to Brazil, understand this. E di fatto la preoccupazione dei leader del Giappone, all'interno del paese, nel cuore degli Stati Uniti, o del presidente brasiliano, poggiano proprio su questo dato di fatto. This is not about the Chinese people. Badate, non riguarda i cinesi. The Chinese people have their own deplorables called old hundred names. Anche i cinesi hanno i loro deprecabili o disprezzabili,
che sono chiamati in chissà quante maniere. I have a great love for China. I've been there since 1976. I've lived in China. I have a great affinity for the Chinese people. Io amo la Cina, ci sono stato, ci ho vissuto nel 1976, ho davvero una grande affezione per quel paese e quelle persone. We're live streaming right now into China with people on their private VPNs to get around the Chinese firewall. E in questo momento siamo in streaming e ci proiettiamo fino alla Cina con gente che ovviamente ci ascolta sul VPN perché non sarebbe possibile altrimenti. President Xi is a totalitarian dictator on the cruelest system in the world today. Ma il presidente Xi è un dittatore totalitario, il dittatore totalitario del sistema più crudele in questo momento in vigore in tutto il mondo. One Belt One Road, Made in China 2025, and the 5G rollout of Huawei, the convergence of that will give them complete total domination of advanced manufacturing. Ecco, la via della seta, Made in China 2025, Huawei, eccetera. Questo darà loro veramente un dominio del mondo. Their concept is to absolutely break the Westphalian system. Il fatto è che il loro intento è quello di disgregare il sistema nato dal Trattato di Vestfalia. This is not me saying this, this is President Xi saying this. E non sono io che lo dico, lo dice Xi Jinping. He went to Davos the week that Trump gave his inaugural address, and in Davos they all worshiped him as the great savior of globalization and the globalization project. E il presidente cinese è andato a Davos proprio appunto quando Trump stava facendo il suo discorso, e a Davos lo hanno salutato come il salvatore della globalizzazione. And the people in Davos, the consulting firms, the law firms, the investment banks, the commercial banks, all knew about the Uyghurs and the Dalai Lama in Tibet, and they knew about the persecution of the Christians and the persecution of the Catholic Church. They knew about all of it. Eppure la gente di Davos, tutte le grandi aziende, le istituzioni finanziarie, gli studi legislativi, le banche di investimenti, tutte queste personalità sapevano perfettamente, sanno perfettamente che cosa succede in Tibet con il Dalai Lama, che cosa succede rispetto alle persecuzioni dei cristiani e quant'altro, quello che avviene in Cina. They mocked and ridiculed Trump that week for defending the nation state in Washington in his inaugural address. Eppure hanno attaccato senza pietà il presidente Trump per aver voluto difendere lo Stato-nazione. But they worshipped him in Davos as the savior of globalization. Eppure hanno accolto Xi Jinping come un salvatore, il salvatore della globalizzazione. That's because the party of Davos has no moral authority, no sense of ethics, and no common decency. E questo perché il partito di Davos non ha autorità morale, non ha etica, non ha la decenza. And the reason is they worship one thing, and it's money. E la ragione è che c'è un solo Dio che adorano, ed è il denaro. The Chinese system is to build an advanced manufacturing around China and have a network effect around One Belt, One Road, the 5G rollout, and advanced manufacturing that'll make everybody else a supplier of raw materials, a supplier of maybe some component parts, and a market. Hey, il sistema cinese è quello di costituire una, diciamo, rete, un sistema manifatturiero che sarà basato per l'appunto sul 5G, su Huawei, sulla via della seta, dove di fatto tutti gli altri saranno più o meno dei fornitori o di materie prime o di componenti. So that slaves in China can make cheap mass goods for the unemployed and underemployed in the West. Così che gli schiavi in Cina potranno produrre dei beni di massa
che andranno ad essere destinati ai disoccupati o ai sottooccupati del mondo occidentale o del resto del mondo. Steve, scusa, mi ha chiamato Xi Jinping e mi ha detto di farti smettere. Xi Jinping just called me and told me to stop. two more minutes of my favorite. Two more minutes. Is that I find it ironic that a party that thinks so highly of the environment. Ecco, io penso che, anzi, soltanto due minuti, premetto, due minuti in più su uno dei miei temi preferiti. Penso che sia ironico che un partito che ha così alto, un alto concetto dell'ambiente, could wanna make a deal with the world's biggest polluter. Possa anche solo pensare di fare un accordo col più grande inquinatore della Terra. Gilets jaunes is a result of having the little guy pay in taxes for Chinese pollution. I gilets jaunes, di fatto, sono il risultato del tentativo, della volontà di far pagare all'uomo comune il prezzo dell'inquinamento cinese. As Matteo Salvini said, he would not ask or look one time at a foreign investor trying to buy your infrastructure, but 100 times. Ecco, come ha detto Matteo Salvini, non considererà soltanto una volta chiunque voglia venire a fare un investimento straniero, lo guarderà e lo scrutinerà almeno 100 volte. And I just beseech the people of Italy to look at the East India Company predatory capitalist model of China before they make a decision. E io chiedo veramente, invito veramente gli italiani a guardare a quello che è, per quello che è, al modello predatorio cinese, simile veramente a quello attuato a suo tempo dalla Compagnia delle Indie. And ask the people in Malaysia, in Sri Lanka, in Maldives, in Sub-Saharan Africa, in Brazil how it's turned out. E da chiedere a coloro che vivono in Malesia, nello Sri Lanka, le Maldive, nell'Africa subsahariana, come sono andate le cose. I want to close by saying this is not even the biggest outrage. E chiudo dicendo che non è neanche questo lo scandalo più grosso. The other reason that she is here is the Vatican. L'altra ragione per cui il presidente Xi Jinping è qui è il Vaticano. Pope Francis has signed a secret deal with the most atheistic government on the planet. Il Papa Francesco ha firmato un accordo segreto con il governo più odioso del mondo. He has given a government, a radical cadre in the government of Xi and Wang Xinshan, the total control of the selection of bishops among Catholics in China. Praticamente ha conferito ad un governo e anzi alle frange più radicali, non soltanto Xi ma anche Huaxiang, la facoltà di selezionare i vescovi all'interno della Chiesa Cattolica Cinese. Cardinal Zen of Hong Kong, who I would posit along with the Dalai Lama is one of the two holiest men in the world. Il cardinale Zen di Hong Kong, che io considero al pari del Dalai Lama come una delle persone più sante nel mondo, has condemned this deal as a sellout of the living saints of the underground Catholic Church in China. Ha, diciamo, descritto, condannato questo accordo come una sorta di svendita di quelli che sono i martiri cristiani della Cina. I'm calling on the Pope to make that deal transparent. E chiedo, faccio un appello al Papa affinché renda questo accordo trasparente. Every Catholic, every Christian, every citizen of China, every citizen of the world should be able to read every line of that deal. Ogni cattolico, ogni cristiano, ogni cittadino cinese e del mondo dovrebbe poter essere in grado di avere accesso a questo documento e di leggerlo. And I'm going to tell you why it's secret. E vi dirò un segreto. Because there's a path in that deal that shows full, a pathway to show full diplomatic relations, full diplomatic recognition between the Vatican and the Chinese Communist Party.
E vi dico che all'interno di questo accordo c'è tracciato intrinsecamente un cammino che dimostra che le relazioni diplomatiche sono piene, sono pienamente dispiegate tra la Cina e il Vaticano. This library was founded by one of the great orders of the Catholic Church. Questa biblioteca è stata fondata da uno dei più grandi ordini della Chiesa Cattolica. Predicated on the search for truth and the betterment of man. Che predicava la ricerca della verità e il miglioramento dell'essere umano. And it is a total and absolute disgrace that the Pope and his henchmen have signed a deal that sells out the living saints in China today. Ed è davvero una disgrazia totale che invece il Papa abbia firmato un accordo che di fatto svende i santi viventi della Cina in questo momento. Thank you so much for having me. Grazie. Grazie Steve. Allora adesso andiamo rapidamente alla nostra intervista. Di temi sul tavolo ne ha messi tanti. Chiedo ai colleghi che lo intervisteranno di essere brevi, visto che oltre a Xi Jinping adesso mi arriverà anche la telefonata di Papa Francesco. Non si riesce a contenere Steve, speriamo che ci riescano i miei colleghi. Siamo brevi di me. Noblesse oblige. Maria Luisa Rossiochi, collega, politologa, esperta di Stati Uniti. Thank you. Continua a ritornare. Last year you were here and you talked about. Can I have the mic? It works. Thank you. Last year you were here and you talked about the most incredible experiment. You talked about Rome as being a laboratory, the center of the universe, the political universe. Are you still as optimistic as you were last year about the political experiment in Italy? Allora, prima di tutto, grazie e benvenuto in questa grande biblioteca. L'anno scorso Steve Bannon è venuto qui ed ha parlato di un esperimento. Ha parlato di Roma come di un laboratorio, ha parlato di Roma e dell'Italia come il centro della politica universale. Steve Bannon è ancora così ottimista rispetto a questo esperimento? Look, I think this has been a noble experiment. This would be, and I've said it at the time, it'd be like Trump's deplorables working with Bernie Sanders people. È davvero stato un esperimento molto nobile. Come ho detto, è stato più o meno come se quelli di Trump, l'agente di Trump, avesse lavorato con l'agente di Sanders. Has it been perfect? No. Has it operated all the time smoothly? No. È stato perfetto come esperimento, il suo esito? No. È stato senza scosse? Neanche. But I think what it showed is that people of different economic and cultural differences can compromise and try to drive our government forward. Però penso che abbia dimostrato abbastanza nitidamente che personalità, persone che vengono da contesti e da origini economicamente e culturalmente diverse possono trovare un compromesso. Whatever the outcome and whatever happens in the European parliamentary elections and whatever happens after that, indipendentemente da quello che è il risultato, indipendentemente da quello che succederà nelle elezioni per il Parlamento europeo, indipendentemente da quello che succederà dopo tutto questo. It's been a noble experiment and I think one that's very worthwhile. Comunque sia, credo che sia stato un esperimento nobile e che valeva la pena di essere fatto. All eyes are on the European Union and the elections on May 23rd. Tutti gli occhi del mondo sono rivolti alle elezioni del 23 maggio. How are these elections, do you think, are going to unfold? Come si svilupperanno queste elezioni? E soprattutto, how are they going to change the relationship between the United States and Europe? E come queste elezioni cambieranno il rapporto fra gli Stati Uniti e l'Europa? I thought I was going to give you a little rest. Thank you. If you look at President Trump's engagement with NATO, and the mainstream media says it's been all negative, it hasn't been negative. NATO has spent over $100 billion in the last 2 years getting their defenses, getting their militaries more up to speed. President Trump's been very engaged in this. I think that
the European parliamentary elections, although President Xi says all the problems are on the populist nationalist movement, and the people in Brussels say all the problems are the populist nationalist movement, if the election was held today, on data I've looked at, I think that the populist nationalist sovereignty movement could get over 50% of the European parliamentary members. And this was last summer when it was in the low 20s. So I think that you're going to have if momentum keeps as it's keeping, right? If it keeps as it's keeping, I think you could have a fundamental shift. And I believe that a party like the League may be the largest political party in the European Parliament. And a party like National Front or National Rally could be one of the second or third largest. So I think that the momentum is on the side of the sovereignty movement, the momentum is on the side of the nationalist movement, the momentum is on the side of the populist movement. Allora, io devo dire che il presidente Trump si è molto impegnato anche all'interno della NATO, checché ne abbiano detto i media, i quali appunto hanno detto che invece il suo impegno era completamente negativo, la spesa invece dedicata da Trump alla NATO è stata molto ingente. In ogni caso, tornando alle elezioni europee, tutti, a partire dal presidente cinese, così come anche le sfere europee, puntano il dito sul fatto che il problema possa proprio venire dai populisti. Io invece ritengo che i populisti, i partiti nazionalisti, possano di fatto ottenere oltre il 50% dei seggi, se si manterrà lo slancio che c'è in questo momento nei confronti e per le idee propugnate da questi partiti. La Lega potrebbe veramente diventare la forza più ingente all'interno del Parlamento europeo, il Fronte Nazionale potrebbe essere la terza o quarta forza, ripeto, se si mantiene questo abbrivio. And how is that going to change relationships between us and him? I think, by the way, come cambierà il rapporto fra strong nations, vibrant nations, robust nations based upon the shoulders of a free citizenry are even going to be closer bound. I think that, remember, in all my journeys throughout Europe, I haven't met a European leader that says they want to exit the EU. What they want is a different reformed EU. They don't want a United States of Europe. What they want is a confederation of individual nation states with free citizens. That is a perfect partner for the United States. Ma io penso che delle nazioni più forti, più robuste, più solide possano semplicemente e solamente consolidare dei rapporti ancora più forti tra di loro. Questo è il fatto. In tutti i miei viaggi, in tutti questi miei contatti, non ho incontrato nessuno dei leader di queste nazioni che abbia detto ce ne vogliamo andare dall'Europa. Semmai tutti hanno propugnato l'idea di una Europa che sia migliore, che sia più forte, che non siano gli Stati Uniti d'Europa, ma una confederazione di stati molto più forti anche al loro interno. You talked about the Catholic Church, and you obviously spoke of Pope Francis. I believe 3 weeks ago, a summit on abuses was held here in Rome. You were here. C'è stato un summit sugli abusi 3 settimane fa. Immagino che lei fosse qui. Are you satisfied with the Catholic Church's answer to the problem of abuses as they're unfolding in the United States? È soddisfatto con quelle che sono le risposte della Chiesa Cattolica al problema degli abusi che tutti sappiamo, siamo per la maggior parte giornalisti, stanno mandando letteralmente in bancarotta la Chiesa Cattolica Americana? The summit was a total absolute disgrace. Beh, devo dire che il vertice è stato un fallimento totale. The topic they should have talked about is absolute 100% zero tolerance. Diciamo che l'argomento, così come lo avrebbero dovuto affrontare, avrebbe dovuto essere zero tolleranza. I'm a practicing Catholic. Io sono un cattolico praticante. The issue we have is we're going to see the financial liquidation of the church in North America in the next 5 or 10 years. E devo dire che il problema è questo. Noi assisteremo alla liquidazione dal punto di vista finanziario della Chiesa Cattolica nordamericana nei prossimi 10 anni. I'm not a theologian. I'm just a practical
investment banker, businessman that's worked on lots of bankruptcies. Io non sono un teologo, sono un banchiere di investimento che ha visto moltissimi casi di bancarotta nella sua carriera. The American Catholic Church is about 70% of the free cash flow of the entire Catholic Church. E la Chiesa Cattolica Americana rappresenta il 70% di quello che è il flusso di cassa di tutta la Chiesa Cattolica Mondiale. The liabilities facing the Catholic Church in the United States of America are enough to put it in financial jeopardy, if not total financial liquidation, in 10 years. E quelle che sono le passività accumulate dalla Chiesa Cattolica Americana possono mettere in grande difficoltà, se non portare al fallimento, anche la casa madre. The attorney generals in every state are now have already opened civil investigations, and most of them have convened grand juries for criminal charges against authorities in the Catholic Church. E praticamente in ogni stato le procure hanno aperto delle indagini civili e hanno convocato dei grand jury proprio per quanto riguarda i casi di abuso a carico della Chiesa Cattolica. They're about to go after the Catholic Church in North America with the RICO statutes, which were set up to take care of the mafia and shut it down in the United States. E probabilmente perseguiranno la Chiesa Cattolica con lo stesso tipo di rigore che hanno applicato alle organizzazioni mafiose e che era volto a spezzare le reni alle organizzazioni mafiose. And to prove my point, last night the diocese in West Virginia came forward because of the attorney general and said that they had openly hired knowingly pedophiles. È di ieri sera la notizia che la diocesi della West Virginia, la Virginia occidentale, questo è stato detto dalle autorità, aveva volontariamente celato e protetto dei casi di abuso e dei perpetratori di abusi. The summit was a disgrace because of the lack of zero tolerance of the problem, and also the maturity in dealing with the financial crisis that the church is about to be hit with. E quindi il vertice non è andato bene, anzi non è andato bene per niente, proprio per la mancanza di un atteggiamento di tolleranza zero nei confronti degli abusi, anche per l'incapacità di far fronte a questa crisi finanziaria. And I have one last question, really, really quickly, if you'll give us a very, very quick answer. I know you can do that. What is the most threatening presidential ticket for President Trump? And I'm talking about the Democrats. What do you think? I think a combination right now of Kamala Harris and Beto as a ticket. But as we go on, remember, the vampire has not had a stake put in her heart. Hillary Clinton's still out there, and don't think it's not a zero probability. As they get farther into this and don't have a candidate that can take on Trump by the fall of next year, Hillary Clinton's going to be in the bullpen ready to warm up. La domanda era qual è il ticket presidenziale più pericoloso per il presidente Trump. And do you think Trump's going to win again? Trump, if Trump gets through the next 6 months of these investigations, that's a big if he gets through these 6 months of this gauntlet, he will win by more electoral votes than we won in 2016. Allora, la prima parte della risposta è appunto quali sono i candidati passibili, il ticket presidenziale che può impensierire più Trump, Kamala Harris, Beto, ma ricordatevelo, non è stato ancora piantato il pugnale di legno nel cuore del vampiro e quindi Hillary Clinton, in mancanza di altri candidati, potrebbe, come dire, ripresentarsi. Alla domanda se Trump può vincere le prossime elezioni, la risposta è se riesce a superare i prossimi 6 mesi e tutte le indagini ad esso connesse, potrebbe vincere con un margine ancora maggiore di quello delle elezioni passate. Grazie a Maria Luisa Rossi Hawkins, grazie a Steve ovviamente. Adesso ovviamente è la volta del collega, amico, direttore del TG2, Gennaro San Giuliano. Gennaro San Giuliano, he's the director of TG2. Oh my God.
Nel 1880, in un discorso per commemorare Pushkin, lo scrittore, il grande scrittore russo Dostoevsky, affermò che populista è colui il quale sa tendere l'orecchio verso il basso. Il populista è quello che sa ascoltare il sentire profondo del popolo. Lei si rivede in questa definizione di Dostoevsky? In that a populist is someone that can listen to people on the ground? Nel senso che un populista è qualcuno che riesce a sentire la voce delle persone più in basso? Yeah. Definitely, yes. Look, I think populism can be very easily defined, and people that reach out to populism is that the basics of civic society, the basics, the people who teach the schools and run the civic organizations and are the police officers and the firemen and the teachers and the doctors, the basics of civic society is what politicians ought to focus on, and that is the populist movement. Beh sì, effettivamente sì, un populista è proprio questo, è quello che sa ascoltare, diciamo, la società civile, ma quella di base, le persone che insegnano i bambini, i maestri di scuola, i poliziotti, non so, i pompieri, i dottori, un populista sì, è questo. The silent majority. E quindi la maggioranza silenziosa. In Italia Jeff Bezos ha provato a mettere il braccialetto ai suoi dipendenti, come si metteva nell'antichità le catene agli schiavi. C'è un tentativo delle élite globaliste di trasformare i cittadini, quelli che lei ha definito i cittadini, centro dell'universo, in un codice a barre? Yes, I think this is the point. We don't really have capitalism today. We have a neo-feudalism, right? Since the financial crash in 2008, we have this kind of neo-feudalistic society where you have very wealthy that got bailed out and very poor that are taken by some rudimentary social network, social welfare network. Beh sì, d'altra parte il capitalismo non c'è più, c'è una sorta di polarizzazione futilizzata dal 2008, dalla crisi finanziaria. Ci sono ovviamente i pochissimi più ricchi che sono sempre, come dire, favoriti in un certo senso, e poi ci sono ovviamente i più poveri che al massimo possono avere qualche ammortizzatore sociale, se va bene. But the working class up to the upper reaches of almost the middle class are like 18th century Russian serfs. Ma la classe operaia, i lavoratori, fino anche diciamo alle fasce più abbienti della classe media, sono veramente considerati come quelli che erano i servi nel 1800 in Russia. You're better fed, you're in better shape, you have more access to information, but you're just like Russian serfs. Magari mangiate meglio, magari siete più in forma, magari avete un maggiore accesso all'informazione, ma sempre uguali ai servi della Russia del 1800 siete. You don't own anything. You're not going to own anything. There's not going to be any permanent jobs. It's all going to be Amazon gig economy with no pensions, no retirements. You're like a lab rat. You're on the wheel. Okay? You're on the wheel. And that's why younger generations say socialism's got to be better. You know why? This predatory capitalism that the party of Davos and the elites want to have is built the system we have today. Quindi non ci sono i posti di lavoro fissi, non ci sono le pensioni, non c'è niente che sia veramente permanente, c'è soltanto un continuo
adoperarsi ed andare avanti. C'è Amazon, c'è quella che si chiama l'economia, la gig economy o uberizzata. Insomma, si va avanti senza sosta per alimentare il sistema, un po' come i criceti in una ruota. È per questo proprio che i giovani capiscono che forse c'è qualcosa di meglio nel socialismo stesso, proprio perché è la mentalità di Davos che ha partorito questo sistema. A Russian serf with a barcode. Quindi un servo russo, con un codice a barre però. Gli 8 uomini più ricchi al mondo sono quasi tutti liberal e di sinistra. Questo significa qualcosa? I don't know if we can make a direct correlation with that, whether it means anything. We have cultural Marxism in the left, and then we have the party of freedom and the party of the traditions of the Judeo-Christian tradition. That is the two conflicting things. There's lots of progressives that are wealthy, and there's a lot of conservatives are wealthy, but particularly in the Democratic Party in the United States up until now, they're the ones, along with the other donors, that kind of built this system. Io non so se si possa veramente tracciare una correlazione tra queste due cose. Ci sono i marxisti colti e poi ci sono appunto quelli che appartengono ai partiti per le libertà, ma che vogliono preservare il sistema giudeo-cristiano. Negli Stati Uniti ci sono tanti progressisti che sono molto ricchi, molti conservatori che sono molto ricchi nello stesso tempo. Il fatto è che ci sono anche tanti democratici negli Stati Uniti che stanno bene e vogliono mantenere questo sistema. Un'ultima domanda. La Russia è un antagonista dell'Occidente oppure la Russia è una parte dell'Occidente in considerazione delle sue radici cristiane? I was a naval officer on a ship that hunted Soviet submarines. Allora, io ero, come vi dicevo, un ufficiale di marina in servizio su una cacciatorpediniere, cioè una nave che va a distruggere i sottomarini. I came back as a junior officer to the Pentagon during Reagan's time, when we executed the war plan to destroy the Soviet Union. E sono tornato come ufficiale in servizio al Pentagono durante i tempi di Reagan, nel momento in cui si attuava proprio un piano di attacco volto a distruggere l'Unione Sovietica. Russia's a kleptocracy run by bad guys. La Russia era, come dire, un sistema gestito da gente cattiva. But it's an economy the size of New York State that's in a demographic and economic death spiral. Ma la sua economia, come dire, ha la stessa valenza dello stato di New York, in un contesto geografico diverso, ovviamente. The president of China, who is in Rome today, runs a radical cadre of the Chinese Communist Party that is an existential threat not just to the West but to every nation on earth. Mentre il presidente cinese che oggi qui è a Roma ha una concezione e vuole, come dire, una concretizzazione di quelli che sono i piani del Partito Comunista Cinese, che rappresentano una minaccia per tutti coloro che sono qui in questo momento, per il nostro mondo. I think it's very important in the long term for the alliance with Japan and India and Brazil and Europe to bring in Russia. Secondo me è estremamente importante a lungo termine per tutte quelle che saranno le alleanze che saranno stabilite con il Giappone, con l'India, con il Brasile, riportare dentro la Russia. And I would hope the United States would take the lead on that, but honestly, with the hate and discontent in Washington, it's going to take decades. Spero molto davvero che gli Stati Uniti si faranno promotori di questo tipo di posizione, però con tutto l'odio, con tutto lo scontento che serpeggia Washington, ci vorranno decenni. Una piccola battuta.
un grande intellettuale italiano, Giuseppe Prezzolini, che ha insegnato per 30 anni alla Columbia University, diceva che il progressista è la persona di domani, il conservatore è la persona di dopodomani. But that sounds brilliant. I mean, I think the future, I think populist, nationalist, traditionalist, conservative sovereignty is the right side of history. Momentum's on our side, the flow of history is on our side. It's just very basic. Can we grab the moment? Can we grab the moment and drive it forward? Prima di tutto va benissimo questo slogan. Io penso che i populisti, i nazionalisti, i tradizionalisti, i sovranisti siano in questo momento, diciamo, sul versante giusto della storia. Ci sia uno slancio storico indubbio che dovrebbe essere colto e che dovremmo mantenere. Grazie, grazie a Gennaro San Giuliano, complimenti veramente, direttore. Adesso proseguiamo l'intervista, Steve. Gianpaolo Rossi, consigliere di amministrazione della RAI, la maggiore azienda culturale del paese, come spesso viene definita, blogger, editorialista, sovranista, eccetera. Member of the board of director of RAI, he's also a sovranist, he's a journalist. You know what RAI is, and doesn't need to be explained, I think. Prova. Allora, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Allora, il preambolo della Costituzione americana inizia con una formula: we the people, noi il popolo, sovranità. L'articolo 1 della Costituzione italiana dice che la sovranità appartiene al popolo. Nel preambolo della Costituzione europea non c'è nessun riferimento alla sovranità. Per un americano e per un italiano la sovranità è il fondamento della democrazia. Per l'elite europea è invece un lusso antiquato, come scrisse il Financial Times qualche tempo fa. Ma Steve, questa Unione Europea è riformabile veramente? Oh, I think it definitely can be reformed. I think if you look at leaders like Salvini and Orban and Kurz in Austria and the Scandinavian countries, the election last night, I think if you look at this new generation of leaders that are coming up, it absolutely can be reformed and it will be reformed. Sì, penso proprio di sì. Se guardiamo a leader come Salvini, come Orban, come Kurz in Austria, come i nuovi leader dei paesi scandinavi, i nuovi giovani leader, penso si possa dire che sì, può essere riformata. Allora, nell'ultima campagna elettorale americana, Donald Trump ha combattuto, oltre che con il suo rivale storico democratico, la Clinton, con l'intero sistema del mainstream, che mai si è schierato in maniera così compatta, in maniera così netta contro un candidato alla presidenza. E Trump ha vinto superando il sistema del mainstream, cioè dialogando direttamente con i suoi elettori attraverso la rete, in un processo che noi chiamiamo di disintermediazione. Nel futuro della democrazia, siccome Steve è stato uno degli artefici, l'artefice di quella campagna elettorale, nel futuro delle democrazie il mainstream è da considerarsi un pericolo nella sua fissità dei contenuti o un valore per la democrazia? So I think democracy has never been more robust. In the midterm election in 18 we had 113 million people vote. Io penso che la democrazia non sia mai stata così forte. Nelle elezioni di medio termine 130 milioni di persone sono andate alle urne. And Trump lost. We lost the House. 113 million people, as robust and as dynamic as it possibly can be. E Trump ha perso, eh? Ha perso
il congresso, meglio, perso la Camera. Quindi 130 milioni di persone vivaci, consapevoli, attive. The mainstream media in the United States, and I think in you know in a lot in the United Kingdom, has been so ossified. Ecco, i media appartenenti al cosiddetto mainstream, quindi quelli omologati negli Stati Uniti e anche nel Regno Unito, non sono mai stati così, come dire, congelati, così fissi. That I told Trump right after we won, they're the opposition party, not the Democrats. We've broken the Democrats, they're the opposition. Infatti io dicevo a Trump, guarda che l'opposizione sono loro, non sono i democratici, l'opposizione sono loro. And that's how it's continued today. They are the principal opposition against Trump is the mainstream media. E continua tutt'oggi. L'opposizione sostanziale nei confronti di Trump viene dai media del mainstream. What so amazed me about the election in Italy, even more so than the disintermediation with Trump's Twitter account, was how Di Maio and Salvini ran their campaigns. E devo dire che quello che mi sorprende veramente delle elezioni italiane, più di qualsiasi altro tipo di disintermediazione attuato nella campagna di Trump, è come Salvini e Di Maio abbiano condotto le loro rispettive campagne. Facebook Live. Ecco, Facebook Live, non c'è bisogno di tradurre. And Bolsonaro focused and studied the Italian election and he won on a budget of $750,000. Il presidente Bolsonaro ha osservato, ha studiato le elezioni italiane e ha vinto la campagna spendendo 750,000 dollars, under $1 million. Meno di un milione di dollari. In July of 2018, last July, Bolsonaro was at 15%. Nel luglio del 2018, Bolsonaro era al 15%. They studied Five Star and they studied Salvini. And they, the first round, they almost won the whole thing at 47% and then 55%. 100% on new media, totally disintermediated the entire mainstream media of Brazil. E ha studiato il Movimento 5 Stelle, ha studiato Salvini, al primo turno ha preso il 47%, al secondo il 55% e poi ha vinto, appunto. Una domanda di due domande di politica estera. Una delle motivazioni della sconfitta probabilmente di Obama furono i suoi fallimenti nelle scelte strategiche di politica estera americana. Con Obama, premio Nobel della pace, l'America ha aumentato di gran lunga le spese militari, ha aumentato le guerre dalla Libia alla Siria, ha generato situazioni come nello Yemen da cui è difficile oggi uscire. Ecco, Trump si è distinto nella campagna elettorale per essere un presidente che criticava apertamente la politica estera di Obama e voleva ridisegnare il ruolo dell'America nel mondo. Secondo te, Steve, oggi la politica estera degli Stati Uniti e di Donald Trump è molto diversa da quella dell'epoca di Obama? Trump's foreign policy is 100% different. La politica estera di Trump è al 100% diversa. Clinton, Bush, Obama is all essentially the same foreign policy. Clinton, Bush, Obama, stessa politica estera. It's America as an imperial power with promulgating an expeditionary humanitarian force in search or in support of these global institutions. Sostanzialmente si tratta di un sistema imperialista nell'ambito delle quali si inviano in tutto il mondo delle forze umanitarie per sostenere istituzioni nel mondo ovunque se siano in difficoltà. From NATO to the Persian Gulf to the South China Sea to the Northwest Pacific.
dalla NATO al Golfo Persico, alla Cina del Sud, al Pacifico nord-occidentale. We turned all four areas into protectorates and not to be allies. Abbiamo trasformato queste quattro aree del mondo in protettorati. Non sono alleati, sono protettorati. The international post-war rules-based order. E questo di fatto è l'ordine mondiale basato sulle regole post-bellico. Questo è. With an open security guarantee by the United States was just destined to fail. Con, diciamo, una garanzia di sicurezza proprio in qualche modo assicurata dagli Stati Uniti è assolutamente destinata a fallimento. So now whether it's NATO or the Gulf Emirates or the littoral countries around the South China Sea or South Korea and Japan, it's about having allies. Adesso invece che si parli di NATO, che si parli degli Emirati, che si parli dei paesi intorno al mare della Cina del Sud o della Corea del Sud o del Giappone, noi parliamo di alleati. So it's not this blanket American intervention everywhere, doing everything, sticking its nose in everywhere. Quindi non si tratta più di questa copertura totale da parte degli Stati Uniti che intervengono dappertutto, in ogni singola questione, che ficcano il naso letteralmente in ogni singola questione del mondo. But it's America in support of its local allies where it's in the vital national security interests of the United States. Si tratta invece degli Stati Uniti che vanno, diciamo, a sostenere gli alleati, i propri alleati a livello locale, laddove questo è vitale per la sicurezza del paese. Un'ultima domanda sempre relativa alla politica estera. Prima Steve parlava dei problemi legati alla Cina, al ruolo globale della Cina. Noi in Europa abbiamo spesso una sensibilità diversa rispetto ai grandi temi della politica estera, che è legato alla nostra sicurezza. Per noi il tema fondamentale è il rischio del terrorismo, dell'integralismo islamico. E non possiamo non sottolineare che oggi il paese che con maggiore forza e in questi ultimi decenni ha finanziato organizzazioni integraliste nel mondo è l'Arabia Saudita. 15 attentatori su 19 dell'11 settembre erano sauditi, Osama Bin Laden era saudita. Le scuole coraniche e le moschee che in Europa sfornano i terroristi che poi uccidono europei sono scuole coraniche salafite finanziate dall'Arabia Saudita. Perché l'Occidente, gli Stati Uniti, ma anche molti paesi europei, continuano a ritenere l'Arabia Saudita, paese guida nella violazione dei diritti umani, un importante alleato in Medio Oriente? When President Trump, remember, and our first foreign policy visits, and this was done for a reason, Riyadh, Jerusalem, and Rome, in that order, in the first virtual 100 days of his administration. Ricordate una cosa, per quanto riguarda la presidenza Trump, la prima visita ufficiale di vera e propria politica estera si è svolta, e ve lo dico in quest'ordine, a Riyadh, Gerusalemme, Roma. Questo nei primi 100 giorni di presidenza. And it was essentially to say, strategically, you've never really thought strategically. E questo per dire che non si era mai pensato in una prospettiva strategica. So that the radical Islamic problem, the problem with Iran, and the problem in Palestine are all of equal importance. Questo per dire che i problemi del radicalismo islamico iraniano, della Palestina, eccetera, avevano tutti lo stesso livello di importanza e di rilevanza. You've got to prioritize the problem. Insomma, bisogna dare una priorità, una scala di priorità al problema. The number one problem is the exportation and the financing of radical Islamic terrorism. Ecco, il,
Il primo problema è l'esportazione, ovviamente il finanziamento del terrorismo islamico radicalizzato. And that this problem is centered around the Persian Gulf. E questo problema in qualche modo insiste intorno all'area del Golfo Persico. Now I would actually argue that Qatar is the bigger problem. Qatar. Allora, io penso che il Qatar sia il problema più ingente in questo momento. But there was a serious discussion with all partners there that this has to cease, and there has to be mechanisms, there has to be agreements, there has to be understandings that this is a problem because now it's a problem in the Gulf region. Però effettivamente bisogna che ci sia una discussione seria e vera e franca con tutti i partner, perché si capisca, perché si percepisca esattamente che il problema è proprio questo e insiste su, diciamo, quest'area geografica. But I agree with you 100%. Before you get the support against Persian expansionism, you have to stop 100% of the financing of the exporting of radical Islamic terrorism. Però sono perfettamente d'accordo con lei quando dice che prima che si possa effettivamente arginare l'espansionismo, diciamo, dei paesi intorno al Golfo Persico, bisogna anche far esaurire la vena di sostegno e di finanziamento a quelli che sono i movimenti radicalizzati e islamici. Thank you very much. Grazie. Grazie Steve, grazie Giampaolo Rossi. Steve, l'ultima serie di tre domande di Alessandro Giuli, che l'ho intervistato l'ultima volta che è stato qui a Roma, editorialista di Libero. Torniamo in Italia con Alessandro e poi in solo qualche minuto per fare qualche altra domanda dal pubblico. Per parafrasare i nostri amici cinesi, la rivoluzione sovranista non è un pranzo di gala. E lo si vede in Francia, dove i gilet gialli, che lei ha citato prima e sostenuto fortemente anche in un recente convegno internazionale, definendoli come gli elettori di Trump, come gli inglesi che hanno votato per la Brexit, Oggi hanno il fiato corto, perdono consenso, sono diventati violenti o hanno lasciato che i violenti prendessero il sopravvento nell'immagine pubblica della loro protesta. Non avremmo forse sottovalutato la force de frappe ideologica, economica e culturale di Macron? I don't think Macron has. I think Macron's approval rating is still in the low 20s. It's come back, but it's in the low 20s. It's under 25%. Io credo che il livello di consenso di Macron non vada oltre il 25%, 20-25%, sia al di sotto di questa percentuale, prima di tutto. That's not one point higher than the first round of the French elections. He hasn't moved at all. He's been totally flatlined to down. E questo non è neanche un punto percentuale in più rispetto a quello che ha ottenuto al tempo delle elezioni, quindi si tratta, come dire, di un elettroencefalogramma piatto. In September of 17, Macron laid out the whole program: further capital markets integration, further commercial integration, further military integration, further budgetary integration, for the Franco-German project. Nel settembre 2017 Macron aveva sciorinato tutto un programma molto dettagliato sulla integrazione dei mercati dei capitali, delle spese militari, eccetera, eccetera. Macron has gotten no support whatsoever from ever the first round of the voting. Ma Macron non ha avuto per questo alcun tipo di sostegno, neanche proprio nelle prime tornate elettorali successive. And I certainly don't approve of the violence of the Gilets Jaunes.
Certamente io non sottoscrivo a quelle che sono le manifestazioni violente dei Gilets Jaunes. But if you keep putting the burden for Chinese pollution on working class people in France, that's what you're going to get. Però se si continua a far gravare il peso di quella che è invece la spesa dovuta all'inquinamento cinese sulla classe operaia, sui lavoratori francesi, beh, questo si ottiene. First you take their jobs, ship them to Asia, then you make them pay for the pollution of that. Prima gli prendete il posto di lavoro, lo delocalizzate in Asia e poi gli fate pagare per l'inquinamento. Also the city of London and Wall Street can make more money financing it. Così che Londra e Wall Street possano far più soldi sui mercati finanziari, però. Mr. Bannon, lei ha sollevato la questione della transizione ecologica, citando l'inquinamento ambientale prodotto dalla Cina e non solo, che poi viene fatto gravare sulle spalle, sui portafogli, sui posti di lavoro della working class occidentale. I liberal hanno trovato un'icona attraverso la quale rappresentare la loro posizione circa la transizione ecologica, la giovane Greta, attivista minorenne, salita alla ribalta, diciamo, dei mezzi di informazione come l'immagine perfetta del mainstream liberal in cerca di nuove frontiere di consenso legate alle battaglie ambientaliste. Il mondo sovranista, il mondo nazionalista, conservatore, populista, non può non avere un'attenzione profonda verso le questioni ambientaliste, ma che cosa oppone all'ideologia, alla narrazione di Greta? Well, first off, I propose that we stop whining and start trying to educate young people. Ecco, la prima cosa che propongo è che si smetta di lamentarsi e che magari cominciamo ad educare i giovani. We're in a great institution of rational scientific thought. Noi qui siamo in un tempio, una grande istituzione del pensiero razionale e scientifico. The environmental movement that those young people are backing is a new religion. E il movimento ambientale che è sostenuto da questa schiera di giovani è una nuova religione. It's a theology, not about science, it's about theology. Non è una scienza, è teologia. And that is because conservatives have essentially ceded the field in education to the cultural Marxist. E questo perché i conservatori hanno in qualche modo ceduto il terreno dell'educazione, o meglio dell'istruzione, ai marxisti colti. At the same time, we haven't held corporations and banks and our elites to have a real form of capitalism, not this neo-feudalism. E nello stesso tempo, oltre appunto ad educare i giovani, noi dovremmo cercare l'appoggio, l'azione delle nostre banche, dei nostri istituti finanziari per andare oltre il futilismo, il nulla a livello economico. So, is it any surprise that young people both are attracted to socialism and attracted to these wild ideas on climate change? No. Quindi, pensate che sia una sorpresa se i giovani adesso sono attratti dal socialismo o da questa idea appunto dell'ambientalismo? Non credo che sia una sorpresa. Because we haven't, as conservatives, contested it in the marketplace of ideas. Perché noi conservatori, non abbiamo gareggiato, abbiamo mollato la lotta in quella che era l'arena delle idee. And I think that's got to be a very high priority. E questa invece, cioè fare il contrario, dovrebbe essere una priorità per tutti noi. Ultima questione. La sua amica Giorgia Meloni, qualche settimana fa, intervenendo negli Stati Uniti, a Washington, se ricordo bene, a un convegno molto importante dei conservatori statunitensi, ha opposto all'idea tecnocratica degli Stati Uniti d'Europa
l'Europa unita degli stati sovrani. Oggi in Italia c'è un signore che si chiama Romano Prodi, che ha avuto un ruolo di primissimo piano in Europa, come sappiamo, e in Italia, che ha deciso di far appendere a finestre e balconi, pochi in vero, la bandiera europea, la bandiera meno sexy nella storia delle bandiere. Però una bandiera, chiara e riconoscibile. Come si disegna la bandiera del sovranismo internazionale? Come ci si oppone a questa narrazione per inverare anche simbolicamente la felice espressione di Giorgia Meloni, aggiungendo, piccola chiosa, anche le radici greco-romane a ciò che abbiamo già sentito circa il giudeo-cristianesimo, che è parte fondamentale della nostra identità. That flag would be the flag of each nation. You don't need, as each nation has its own culture, its own way of doing things, its own outlook on life, and it's based upon its free citizens. Questa bandiera è la bandiera di ogni singolo paese. Ogni paese ha la sua cultura, il suo modo di fare le cose. Ogni paese ha la sua visione e tutto questo ruota intorno alla libera cittadinanza. That robust nationalism, that patriotism, that free citizenry, that it's that flag of each country that'll be its symbol. E sarà proprio questo robusto nazionalismo, questo vero patriottismo, questa ricerca di una cittadinanza libera che sarà la nostra bandiera. Grazie. Well, thank you very much. Grazie Alessandro, grazie Steve. Allora, se vuoi abbiamo ancora tempo per rispondere a qualche domanda dal pubblico. Ok, allora, mentre si prenotano la prima e la sette, già ce l'ho prenotata, poi piano piano alzate la mano, intanto io ne approfitto, volevo dare un regalo personale a Steve, così si riposa anche un attimo, solo che ha parlato finora. Un libro scritto dalla direttrice della biblioteca che racconta la storia in italiano e in inglese. Di questa biblioteca, un mio regalo personale per la pazienza e la simpatia. E la tessera di Lettera 22, gliel'ho fatta personalmente, visto che c'è. È un'associazione italiana, ma aperti anche e con grande gioia a chi si occupa di comunicazione nel mondo. Grazie Steve. Allora iniziamo da la 7, che era la prima che aveva chiesto di fare una domanda. Dove è finita? Ci siete? Se no vado avanti. No, proseguiamo con... Aspetta. C'era la testata svizzera che... chi era? Non ci sono? Va bene, vai tu, vai il popolo sovrano che... Popolo sovrano? No? Allora andiamo là. Dai, vai, il primo, 1, 2, 3, 4. Andiamo lì? Vai. Aspetta, che se non si sente. I'll make it in English for Mr. Bannon. Trump, as you pointed out, you talked about the little guy and defending the little guy and economic populism. And Trump ran on that and promised to improve healthcare for everyone, defend the little guy. But the economic policy of the tax cut was heavily skewed toward the wealthy, and he's arguably done a lot of things to make it easier for what you call the elites of Davos. Do you feel he's lived up to his promise of economic populism for the little guy or gone against that? It's a great question. Se vuole la traduco in italiano per gli ascoltatori. Avevo chiesto che Trump insieme a Bannon ha fatto una campagna elettorale per l'uomo piccolo, per la classe operai, ma la legge economica, il programma economico di Trump ha favorito gli ceti alti economici e forse anche quello che Bannon ha caratterizzato come i predatori del capitalismo, e quindi chiedevo se lui era del parere che Trump ha mantenuto la promessa di difendere l'uomo piccolo o no. È stata? Sono del New York Review Books. It's a great question, but remember
We won as a coalition. Prima di tutto è una buonissima domanda. Ricordate che noi abbiamo vinto come coalizione. I reached out immediately to the Republican establishment, the RNC, to come on board in mid-August when we were down by 12 points, 14 points. Io immediatamente ho voluto che i repubblicani, l'RNC, fossero con noi. Saremmo arrivati da 12 a 14 punti. We could not have won without the Republican establishment. Non avremmo mai potuto raggiungere la vittoria senza l'establishment repubblicano. And as any Faustian bargain that you end up making, there's payments for that. E ovviamente, come in qualsiasi accordo che si faccia, qualsiasi, come dire, patto col diavolo, c'è un prezzo da pagare. Have you seen in the press the last couple of days, we had a deal on healthcare that I didn't think was great, but was livable. L'avete visto? Gli ultimi due giorni la stampa è stata piena dell'accordo che ha riguardato appunto l'assistenza sanitaria sostenibile comunque. And John McCain, whose Trump's endorsement allowed him to get back to the United States Senate, because without his endorsement McCain would have been beaten in Arizona. E John McCain effettivamente sarebbe stato battuto in Arizona senza ovviamente il sostegno di Trump, perché sarebbe stato battuto senza il sostegno di Trump. McCain, after running on repealing and replacing Obamacare and promising us all the way through he was going to vote for it. E McCain, dopo aver condotto tutta la campagna sulla base dell'abrogazione di Obamacare, came back and at 2 o'clock in the morning, 2 a.m. È tornato e alle 2 della mattina shifted his vote and put the knife in Trump. Ha cambiato il voto e di fatto ha pugnalato Trump alle spalle. On a personal vendetta. E questo sulla base di una vendetta personale. And Obamacare was not repealed or replaced. E come sapete, Obamacare non è stata abrogata e non è stata ritirata. Because of one vote in the United States Senate. A causa di un singolo voto nel Senato. On the taxes, I argued in the Oval Office for a 44% tax on every individual that made more than $5 million. Per quanto riguarda le tasse, io personalmente, nell'ufficio Vale, ho chiesto una tassa al 44% per qualsiasi cittadino americano che guadagnasse più di 5 milioni di dollari. For the hedge funds in Silicon Valley and Hollywood. Per i fondi di copertura, gli hedge fund, Silicon Valley, Hollywood e quant'altro. That would have broken the back of the Democratic Party. Questo avrebbe spezzato la schiena ai democratici. And Bernie and them would have nothing to run on. Ecco, e Barney e i suoi amici non avrebbero avuto materiale su cui lavorare. And it was shot down by two progressive Democrats that are in the Trump administration. E non è andata per due democratici progressisti nell'ambito ovviamente appartenente all'amministrazione americana. Gary Cohn and Steve Mnuchin. Gary Cohn, the National Economic Advisor, and Steve Mnuchin, the Secretary of Treasury, both progressive Democrats. Abbiamo Gary Cohn e Seth Mnuchin, uno appunto nell'amministrazione e l'altro segretario al tesoro. The corporate taxes were the biggest part of it and had to be done, and that's populist because it makes you competitive with China and Germany and starts to bring manufacturing jobs back to the heart of the country. La tassa sulle aziende, the corporate tax, è necessaria, perché è una misura che riporta le aziende americane ad un livello di competitività che ci rimette in linea con la Cina, con la Germania e dunque riporta le attività manifatturiere in America. So it's just like how you're trying to govern here. It's not perfect, but it's a process. And I think he's having more wins than defeats, and I think he's getting more populist and more economic nationalist every day he goes on.
E quindi è proprio come qui, è una gestione che non è perfetta, che ha dei pro e dei contro, delle scosse, però secondo me segna più punti, più come dire, risultati positivi che negativi, e così deve essere. Buonasera. Robert Hassan, direttore dell'Institute of the Study of, Antisemitism and Policy. Volevo sapere se quello che lei ha definito come popolo, come cittadini, è sicuro che sia una massa uniforme o è possibile che si muove per interessi soggettivi molto diversi tra loro? È una domanda telegrafica, se secondo lei, come disse un famoso politico italiano, la libertà dell'Occidente si difende sotto le mura di Gerusalemme, cioè difendendo Israele e Gerusalemme. Grazie. I think it's the reason that we picked the sequence we picked when we went to Riyadh, Jerusalem, and to Rome. I mean, it's Athens, Jerusalem, Rome, London, Washington. That's the core of the Judeo-Christian West, and Jerusalem is an absolute central part of that. It's a central part of our traditions, a central part of our laws, it's a central part of our customs and traditions. So yes, if the question is the defense of the Judeo-Christian West on the walls of Jerusalem, I think absolutely. And I think that that goes back for millennia and will go forward to the millennia in the future. Of your point, is it subjective? All I know is what I see, and I know working class people and middle class people. Economic nationalism is what binds people together. It doesn't matter your race, your ethnicity, your color, your gender, your sexual preference. It matters that you're a citizen of that country, whether that country's Italy or the United States of America. It's the reason they're so shocked in the United States that now Trump's approval ratings among Hispanics are starting to rise. And the reason is wages are starting to rise since Trump's put in these tough measures against mass illegal immigration. African American unemployment, historic all-time low. Hispanic, 40-year low. Wages are starting to rise. So from that perspective, the economic determinism, I see the economic results, and I think you're now starting to see the political results. Ma sì, penso che questa sia la ragione sostanziale per cui, come vi dicevo, noi abbiamo scelto un determinato ordine nelle visite ufficiali, Riyadh, Gerusalemme, Roma, e ovviamente i punti cardine sono questi, come Atene, come Londra, ma Gerusalemme è davvero il centro di questa serie di considerazioni, perché è parte assoluta e fondante delle nostre tradizioni, delle nostre leggi, dei nostri modi di fare. Quindi, come lei diceva, si difende la tradizione giudaico-cristiana difendendo le mura di Gerusalemme? Sì, è così da millenni e sarà ancora così per i millenni a venire. E poi, per quanto mi riguarda, io vedo come dire, il nazionalismo internazionale fatto di persone che appartengono alla classe operaio, alle classi medie, ma in tutto il mondo, e questo trasversalmente, indipendentemente davvero dalla razza, dalla religione, dalle appartenenze, dal colore, dal genere. L'importante è essere cittadino, ognuno del proprio paese. Di conseguenza penso che si possa anche capire quello che sta succedendo in America, nonostante i media siano sorpresi del fatto che Trump stia guadagnando consensi, ad esempio, tra gli ispanici. Ma perché? Nonostante quanto si è detto rispetto alla protezione del confine, eccetera. Perché i salari hanno ricominciato a salire dopo una situazione di stagnazione totale che è durata 40 anni. Quindi c'è un determinismo economico, c'è diciamo un'intenzione di vedere i fatti. Io vi dicevo, vedo quelli che sono i fatti, e il determinismo economico poi porta dei risultati politici inevitabilmente. Hi, Mr. Bannon, it's Eric Reguli of the Globe and Mail of Canada newspaper.
You're spending a lot of time in Europe. You're talking to populist leaders probably all the time. My question is, how intently are these populist leaders in Europe listening to you, in the sense that what do you know that they don't know already? How are you helping them? No, la domanda è, lei parla molto con i leader populisti europei. Quanto l'ascoltano? Quanto, diciamo, lei può dire, che cosa lei può dire a questi leader populisti che loro già non sappiano, in un certo senso? You know, it's a great question. When Marine Le Pen asked me to come and speak last year at the Front National annual conference. No, è una fantastica domanda questa. E io le dico che quando l'anno scorso Marine Le Pen mi ha invitato a parlare al raduno nazionale del Front National, I said, what do you need me to come over? I'm an American. What could I talk about? Io le ho detto, ma io sono americano, che cosa vuoi che venga a dire? She said, just tell us we're not alone. E lei mi ha risposto, basta che tu ci dica che non siamo soli. I have not talked to one populist nationalist political figure in Europe. Io non ho parlato con davvero un singolo leader populista o nazionalista in Europa. That didn't know 100 times more than I did about how to run local elections, national elections, how to win office. Che non sapesse 100 volte meglio di me come si potesse condurre una campagna elettorale per elezioni locali, amministrative, nazionali, oppure per arrivare appunto a guadagnare una posizione di governo. I'm not a professional political operative. Io non sono un politico di professione. I volunteered for Trump's. I had never been in a campaign office in my life before I walked in and took over Trump's campaign. Io mi sono offerto volontario per la campagna presidenziale di Trump, ma non avevo precedenti. Veramente non ero mai stato in un ufficio elettorale prima della campagna elettorale per le presidenziali di Trump. Not even for a city councilman. Ma neanche per un consiglio comunale. And today I never took a penny from Trump and I've never taken a penny from any political figure I've ever talked to. E io non ho neanche preso mai un centesimo, né da Trump né da qualsivoglia altro personaggio politico. So none of my discussions have ever been what they have to do nationally or locally, because they understand that 100 times better than I do. Quindi io, diciamo, non ho nei miei incontri con questi leader mai proposto devi fare questo, devi fare quello a livello nazionale oppure a livello locale, perché ripeto, lo sanno 100 volte meglio di me. Allora, I just give them a chance to know that they talk to the devil. Ecco, magari ho semplicemente dato la possibilità di sapere che per una volta tanto parlavano col diavolo. Allora posso aggiungere, sono Philip Sand della tedesca, e Svizzera tedesca. La domanda è, allora, se lei fa un bilancio del suo soggiorno europeo, a che punto siamo? Perché lei è stato celebrato come quello che doveva mettere insieme un'unione tra la destra europea. Per esempio, adesso Matteo Salvini, in un'intervista a un mio collega svizzero, ha detto, sulla domanda che pensa di Steve Bannon, ha detto interessante, ma lui è americano, noi siamo europei. Non c'è magari questo pericolo che il suo progetto si arena perché persone come Matteo Salvini stesso hanno già raggiunto un obiettivo, non hanno più bisogno di lei? Grazie. Salvini never needed me. The politicians here don't need me. They are fully capable of winning elections on their own. Ma Salvini non ha mai avuto bisogno di me. E i politici qua non hanno proprio bisogno di me. Sanno perfettamente come vincere un'elezione da soli. In fact, the reason the party of Davos that's headquartered in Brussels is so afraid. Questa è proprio la ragione per cui il partito di Davos e le alte sfere a Bruxelles sono così impaurite. Has nothing to do with me. Questo non ha niente a che vedere con me. Because you have great rising stars like Salvini and Orban and Kurz and others throughout Europe. Perché ci sono veramente delle stelle nascenti molto forti, molto luminose come Salvini, come Orban, come Kurz, come molti altri in Europa.
and you have a citizen, you have a citizenry that's tired of going on bended knee to Brussels. E c'è anche una cittadinanza che francamente è stufa di andare in ginocchio a Bruxelles. That's what their fear is, because the populist nationalist sovereignty movement has great politicians, a great message, and now it has traction. Ecco perché hanno paura di noi, perché il movimento populista nazionalista delle grandi personalità è adesso anche una struttura. And that's why it's on the cusp, maybe, if the momentum keeps through Spain and other nations, a stunning victory in May. Ed ecco perché se lo slancio, se riusciamo a mantenere lo slancio anche in altri paesi come la Spagna, ecco perché c'è la possibilità che si possa davvero segnare una grande vittoria all'Europea. Ok, Steve, facciamo un'ultima domanda da un non giornalista, CNR, Centro Nazionale di Ricerche Italiano. Ecco. Allora, Antonio Scala, Data Scientist, Consiglio Nazionale di Ricerche. Lei ha parlato della concentrazione del denaro, della ricchezza e proponeva qualcosa al riguardo. Poi ha parlato anche dell'importanza dei social media, per esempio, nelle ultime elezioni, sia in Italia sia in Brasile. Ecco, cosa ne pensa della concentrazione di dati? Qual è la vostra posizione rispetto al possesso di dati? Chi li deve avere? E come si fa ad avere una democrazia se tutti i partiti non hanno lo stesso accesso alle informazioni su cosa pensano i cittadini, cosa si può fare con i social media? There's two things on data I think that we have to understand. Ci sono due questioni relative ai dati che dobbiamo veramente capire. The first, and I have argued this for a couple of years. La prima, e io lo dico da due anni. Facebook and Google and these big distribution methodologies. Facebook, Google, questi grandi distributori o metodologie di distribuzione dati. Have to be treated as public utilities and they have to be regulated. Devono essere trattati come degli enti erogatori pubblici e come tali devono essere regolamentati. All the data has to be dropped down into a public trust. Quindi tutti i dati devono essere in qualche modo convogliati in un fondo pubblico. And you as an individual generator of that data have to opt into the system. E voi o tu, insomma, come singolo generatore di dati, devi scegliere volontariamente se contribuire a questo pozzo, now, diciamo. You will have price discovery on how you pay for Facebook and pay for Google because they will no longer be free. E quindi dovrete capire quale potrebbe essere il prezzo per l'utilizzo di Facebook o di Google, perché ovviamente l'accesso non sarà più gratuito. But as a generator of that intellectual property, you will be the owner and you will decide how it's used and how it's monetized. Però in quanto produttore, generatore di questa proprietà intellettuale, ne avrete per l'appunto la proprietà e deciderete come monetizzarla e come utilizzarla. And you will be the recipient of that transaction. E sarete anche, come dire, il terminale ricevente di questa transazione. But every bit as important is Huawei. Ma tutto questo importa tutto alla luce di quello che succede con Huawei. Huawei is an arm of the People's Liberation Army of China. Huawei è il braccio dell'Armata di Liberazione Popolare Cinese. Let me repeat that. It's not associated with, it's not a partner with, it doesn't know them. It is a branch of the People's Liberation Army of China. Per favore, lasciatemi ribadire il concetto. Non è associato, non è amico, non è a conoscenza di, non va a braccetto con, è il braccio dell'esercito di liberazione popolare cinese. 5G is not a linear progression from 4G. E 5G non è la progressione lineare di 4G. 5G is to the 10th order of magnitude different than 4G. 5G e 4G alla decima. It is the basis of all quantum computing and the basis of all future technological development.
è la base della computazione dei quanti ed è la base di qualsivoglia sviluppo tecnologico futuro. In the 5G system, data is like plutonium. I dati 5G sono come il plutonio. And it can and it will be weaponized. E possono diventare armi e diventeranno armi. Every telecommunications company that uses Huawei as a backbone, every system like in Turkey that has Huawei run its telecom system is essentially having the People's Liberation of China run your telecom. E tutte le società di telecomunicazioni utilizzeranno Huawei, ad esempio la rete pubblica turca, saranno, come dire, tutti assoggettati o sotto il controllo appunto dell'armata, dell'esercito di liberazione popolare. Don't believe me, this comes from two Chinese colonels in the People's Liberation Army. Se non mi credete, se non credete a me, questo libro è stato scritto da due colonnelli appunto dell'esercito di liberazione popolare cinese. This book was published in 1999. È stato pubblicato nel 1999. It's called Unrestricted Warfare. E il suo titolo è Guerra senza limiti. It says there's three types of warfare. Ci sono tre tipi di guerra, asserisce questo libro. Information, economic and kinetic. C'è l'informazione, c'è l'economia e poi c'è la guerra cinetica, o cioè quella della connettività. We can never fight the West with kinetic arms. Non possiamo combattere l'Occidente con le armi cinetiche. But we can overwhelm and eventually destroy the West with information technology and economic war. Però con la tecnologia dell'informazione e la guerra economica possiamo dare battaglia all'Occidente e alla fine della fiera sconfiggerlo. And Huawei is a Trojan horse in the West to get your data and to eventually weaponize it. E la Huawei è proprio il cavallo di Troia nel cuore della fortezza europea per accaparrarsi i nostri dati e poi utilizzarli come arma contro di noi. And the single most important event in the economic war of the West against China, which China has been in economic war with us for 25 years. E c'è un evento singolo che è il più importante in questo contrasto con la Cina, e con la Cina insomma siamo stati in guerra dal punto di vista economico per oltre 25 anni. Was the arrest in Canada of the chief financial officer of Huawei. È rappresentato dall'arresto in Canada di una signora che era appunto il direttore finanziario della Huawei. Canada. In Canada. The least aggressive nation on earth. Il paese meno aggressivo del mondo. The nicest people on earth. Le persone più carine della terra. And do not believe for a second. Non crediate nemmeno per un secondo. That it was because of sanctions against Iran. Che sia stato per le sanzioni contro l'Iran. She's the key that picks the lock. È lei. Diciamo il grilletto che scardina questo meccanismo. And I look forward to the day she's extradited to the United States and stands trial. E io non vedo l'ora che sia estradata negli Stati Uniti e che venga processata. I hope one of the politicians that are with Xi the next couple of days asking a question about Huawei. Ecco, io spero che magari uno dei politici che in questi giorni sono con il presidente cinese faccia una domanda sulla Huawei, uno dei giornalisti politici che sono con lui faccia questa domanda. Lo spero tanto. Allora Steve, grazie per queste due ore. Thank you so much. Thank you. Abbiamo capito tutti, niente Huawei e stasera niente ristorante cinese per cena. Thank you very much.